che ora sì, adesso si fa sul serio. Dopo tante aspettative, tante parole, tante analisi, diamo finalmente il via alla competizione con questo primo appassionante incontro. Da adesso sarà il campo. Lo stadio è in fermento. Molti tifosi accorsi per sostenere le proprie nazionali, incaricate tra l'altro di dare il là alla sinfonia del calcio globale. E allora via, che lo spettacolo abbia inizio! E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. E ora rimaniamo in silenzio e ascoltiamo l'inno austriaco. Che brividi! E ora il prossimo! Siamo a pochi minuti dal fischio dell'arbitro. Adesso inizierà ufficialmente il torneo e da oggi tutti sono a caccia dei tre punti. Durante la conferenza stampa entrambi gli allenatori si sono dimostrati propensi a schierare una formazione offensiva. Vedremo come tutto questo si tradurrà in campo, ma se così fosse i tifosi avranno di che divertirsi oggi. La gara. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende Fabio che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Ha senza dubbio. Florenzi. Interessante azione sulla fascia destra. Florenzi. Scodella il cross. Pericolo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ottimo pallone in profondità. Non può sbagliare. Buchstaller! Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Evita ogni pericolo per il momento. Prova a fare tutto da solo. Si avvicina alla porta. Chance per tirare. Ragazzi, che gol fantastico! Niente da fare per la difesa. Gli ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica.
Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Alaba. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Mancini. Marco Verratti. Florenzi. L'Austria sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Decide di non rischiare. Florenzi. Ottimo dribbling. Florenzi. Sensi. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla Burgstaller. Marco Verratti, di forza. C'è la palla lunga, in avanti. Alaba. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già il punteggio è quindi di 1-0. Palla Burgstaller. Attenzione, grande chance. La gioca a sinistra. Mette in mezzo il traversone. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non è stato preciso. Numero. Ottima giocata. Alaba. Occasione parata di Donnarumma. Palla Burgstaller. Alaba. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Cerca di pescare il compagno col filtrante. L'azione era partita bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Gioca all'indietro. Cross in arrivo. Spazza via. Alaba. Palla Burgstaller. Conclusione. Florenzi. La gioca in profondità. Zaniolo. Prova a tirare. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però fa bene a provarci. Provano a ripartire da dietro. Alessio Romagnoli. Scodella in avanti. Lungo passaggio in avanti.
Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Palla Burgstaller. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ecco, parata di Donnarumma. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Opta per il lancio lungo. Libera tempestivamente. Bravo, qui il giudice di gara ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. A sinistra con il passaggio. Prova ad andare via con eleganza. Decide di sfruttare la fascia. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molta, molta attenzione. Vede la porta. Sensi recupera un pallone importante. Palla Burgstaller. Emerson. Pallone lungo in verticale. L'Italia ha segnato di più ed è quasi tempo di andare a rinfrescare. Qui cercherà. Il portiere si oppone. Che salvataggio da parte del portiere! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Sbroglia la situazione. Non si fa cogliere impreparata. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cross in arrivo. È ben posizionato e spazia via la palla. Questa era l'ultima azione del primo tempo, tutti a prendere il caldo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. L'Italia ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio.
e iniziano i secondi 45 minuti. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Occhio a cross. Un intervento impeccabile. Mancini riesce a rubargli il pallone. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Può concludere. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Palla in avanti verso il compagno. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Respinge il tentativo dell'avversario. Può andare in rete. Allontana il pallone. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Ecco Immobile. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. E cercherà di metterla in mezzo. Marco Verratti, la gioca corta. Qui deve tirare. Gol, non sbaglia. È un doppio vantaggio per lui. Segna quindi la seconda rete in questa competizione. Dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Zaniolo riconquista la palla. Parecchie attenzioni, chiamiamole così, speciali per gli attaccanti oggi. Quando devi difendere in questo modo non puoi permetterti di fare troppi complimenti. Sta all'arbitro poi decidere se sta esagerando o no. Ottima pressione la sua, palla recuperata. C'è un tackle duro. Intervento duro ma corretto. Mancini prevale, recupera palla. Palla Burkstaller. Marco Verratti, di forza. Zaniolo. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Pallone in mezzo. Smanaccia, via via il pallone. Va al tiro. Tiro davvero da dimenticare. Ci stanno provando, un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vinti.
bella palla ad allargare il gioco. Sensi. Può tentare la conclusione. Che pallone che termina largo, non di molto. Questo è passato vicinissimo. Davvero è stata solo una questione di centimetri. L'Italia potrebbe anche tirare remo in barca ed evitare inutili rischi. La qualificazione sembra cosa fatta. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Istinto del portiere. Sensi. La mette in avanti. Nello spazio per Burgstaller. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Immobile. Bernardeschi. Ecco Immobile. La mette sulla sinistra. Bernardeschi. Il suo pallone è morbido. C'è la palla lunga in avanti. Palla Burgstaller. Occhio al tiro! Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Immobile. Marco Verratti. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Gioca con un pallone lungo. Spazza via senza fronzoli. Ed ecco un'altra rimessa laterale. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. La mette in mezzo. Si fa trovare il posto giusto e allontana. Palla riconquistata immediatamente. Tocco preciso. Scodella in avanti. Marco Verratti, di forza. Immobile. Zaniolo. Alaba riconquista la palla. Gioca una palla lunga. Buxta. Parata.
rete di Donnarumma. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. E perde il duello fisico con l'avversario. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Florenzi prova il cambio di gioco. Apertura di gioco sul fronte opposto. Palla in profondità per il compagno. Colpisce il pallone. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Florenzi. Tocco morbido, scatta verso il pallone. Si libera alla grande. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Tentativo di allungare il gioco. Calcio d'angolo, una delle ultime occasioni. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Ecco il cross. Ecco il filtrante per Immobile. Allontana il pericolo. Recuperano il possesso del pallone. Palla Burgstaller. Ancora 2 minuti per le speranze delle due squadre. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Allunga il piede verso il pallone. Alaba. E l'arbitro dice che può bastare. Un'ottima prestazione. Sono partiti forti dimostrando grande personalità. Adesso devono continuare in questa maniera. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Vincere la prima partita è fondamentale per avere la serenità nella prosecuzione del torneo. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Ricambio ringraziamenti.